Salve a tutti, cari amici. La nostra rubrica Essere Suoi Discepoli ritorna anche oggi. Abbiamo avuto qualche tempo fa una iniziativa molto bella. Il gruppo Sacra Famiglia, che nasce a Sala Consilina, ha organizzato la visione di un film, Mary's Land, Terra di Maria. È stato un momento molto significativo, partecipato, tanto che non è bastata una sola proiezione, ma è stata ripetuta anche in altre date. Ed è stato un momento di riflessione interessante sulla Madonna, ma anche su tanti temi che il film ha portato in evidenza. Abbiamo con noi un ospite di eccezione, il rappresentante della distribuzione del film in Italia. Benvenuto, grazie di essere nella nostra trasmissione. Grazie. Parliamo con Francesco. Francesco, sì. Ci puoi dire com'è nata un po' questa iniziativa? Come mai siete in collegamento con il regista che è spagnolo? Sì. Il film nasce in Spagna. Dici qualcosa, raccontaci un po' di questo film. Allora, lei ha detto appunto la distribuzione, è vero, distribuzione, però in realtà io non mi occupo di questo nella vita di tutti i giorni, perché io sono un pianista. Quindi bello. La cosa bella è questa, che nel tempo libero, si può dire così, faccio il distributore cinematografico. Un bel hobby. È un bel hobby, sì. Come è nato? È nato circa 2 anni e mezzo fa, quando per caso, tra virgolette, un'amica mi chiese di cercare un film su un sacerdote spagnolo che era stato fatto appunto in Spagna. Io ho cercato questo film su internet, ho trovato il DVD, l'ho comprato, però dalla Spagna, perché in Italia non se ne sapeva niente. E avendo visto il film sono rimasto talmente appassionato di questa storia, di come era fatto anche il film, che ho detto voglio creare i sottotitoli di questo film, perché mia mamma è colombiana, quindi lo spagnolo lo parlo. Ho fatto questi sottotitoli come potevo, e li ho inviati al regista. Il regista mi risponde dopo 2 giorni con un'email con su scritto è esattamente il tipo di pazzo che stavo cercando. Che bello. E gli ho detto, che vuol dire? Ti do carta bianca nella diffusione di questo film nel tuo paese. E gli ho detto, guardi, io sono un insegnante di musica, un pianista, non c'entro niente. E lui mi ha detto, forse proprio tu che non c'entri niente riuscirai a fare più cose di chi c'entra qualche cosa. È una storia bellissima, già raccontata così. E quindi? E quindi che è successo? Il primo progetto, l'ultima cima, è partito in questa maniera. Quindi io facevo da referente italiano per la Spagna nel organizzare proiezioni un po' in tutta Italia. L'ultima cima era ancora un film dello stesso regista? Lo stesso regista di Mary's Land, Terra di Maria. Che regista? Che si chiama Juan Manuel Cotelo. Cotelo. È un regista spagnolo di Madrid che però vive a Valencia. Morale della favola, un non esperto nel settore del cinema, forse per un regalo della provvidenza, praticamente abbiamo organizzato un sacco di proiezioni in tutta Italia, e adesso tra l'altro il DVD è anche presso il circuito delle Paoline e sta continuando a sortire effetti miracolosi, conversioni, giovani che si avvicinano alla fede, donne che volevano abortire e che dopo aver visto il film cambiano idea. Quindi questa figura di sacerdote che è morto purtroppo in un incidente di montagna, dall'alto, come dicono dei protagonisti del film, sta continuando a versare rose a livello di grazie. Bene, questo penso che sia veramente per noi un canale privilegiato. Il cinema soprattutto arriva in maniera immediata al cuore degli spettatori. Quindi temi anche molto forti. Sì. Diciamo che è proprio preso dal punto di vista dello spagnolo che noi abbiamo in mente, verace e sanguigno, che parla direttamente delle cose non perché vuole offendere o colpire, ma perché semplicemente ne parla come dice le cose come stanno. Quindi tu che hai abortito migliaia di bambini con il tuo mestiere di medico abortista e che adesso dici di essere
stato perdonato dalla provvidenza, sei così sicuro di questo? E la risposta. Questo ovviamente non nell'ultima scima, ma nel film Terra di Maria. Nel film Terra di Maria. Ci sono state, ci puoi raccontare, visto che è bello insomma, sentirti anche un po' sottolineare questa tua esperienza di incontro con il regista, da tutte queste visioni, hai qualche cosa che ci puoi riportare diciamo anche nelle reazioni del pubblico? Ci picchia. A parte persone... Ecco, questa sì la posso raccontare, che ci è capitata direttamente durante una proiezione a cui avevamo partecipato. Chiediamo a questa persona che avevamo invitato, appunto, che però non era credente, perché insomma dice sono buddista, una coppia, e chiediamo come vi è sembrato il film. La moglie dice, mio marito, ti dico solo questo, ha pianto per tutto il film. E a fine film, siccome appunto si parla anche del tema di Međugorje, ha detto, e mi diceva, in questo Međugorje ci dobbiamo andare. Quindi abbiamo chiesto, ma scusate, non siete buddisti? E questa signora ha fatto, non lo so più. Beh. Questo è solamente uno dei tanti... fatti, racconti che si possono dare, ma sicuramente allora il film arriva al cuore e produce effetti di grazia, possiamo dire, collaterali sì, molto forti. Bene, ti ringrazio per essere stato con noi in trasmissione, per aver condiviso questo momento. Per noi è importante perché la nostra trasmissione vuole proprio parlare di questi temi, cercare una maturità nella fede e cercare di essere suoi discepoli, come il titolo del nostro programma, per vivere anche un'esperienza di fede vera, profonda, e quindi anche questo canale, queste tue parole ci aiutano sicuramente a trovare una strada più bella in riferimento alla fede. Grazie. Grazie, buon lavoro e buon cammino. Grazie. Noi ci ritroviamo con un momento di spiritualità e il Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva, «Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino». Convertitevi e credete nel Vangelo. Siamo in Quaresima, dobbiamo essere sinceri. Questa parola Quaresima, lungo i secoli, a livello popolare, si è caricata di una serie di significati e di un immaginario piuttosto deprimenti. Liturgicamente invece la Quaresima vuole essere un tempo di grazia, sicuramente austero, ma un tempo all'interno del quale il cristiano si ricarica, riattinge forze, entusiasmo in quello che è il cammino di perfezione. Ora, perché possa questo veramente avvenire, dobbiamo, mettendo da parte le esagerazioni di alcuni quaresimalisti dei secoli passati, dobbiamo ritornare in maniera convinta e consapevole alla parola di Dio. Ora, Gesù che cosa annunziava? Apriamo il Vangelo di Marco e vediamo che Gesù annunziava questo. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Notate, prima usa l'indicativo, il regno di Dio è vicino, e poi passa all'imperativo, convertitevi e credete al Vangelo. In altre parole, questo annunzio di Gesù è proprio agli antipodi di quella frase che certe volte ci veniva ripetuta quando eravamo piccoli. Ci si diceva, sii buono, altrimenti Gesù non ti vuole bene. Gesù invece ci vuole bene, e in conseguenza di questo bene che Lui in maniera gratuita ci dona, è che noi diventiamo buoni.
E quindi questo significa che la nostra conversione non è premessa, ma è conseguenza dell'amicizia che Gesù ci dona tutti i giorni a braccia aperte. E ora è il momento del notiziario. Convertitevi e credete al Vangelo. Questa la parola detta mercoledì, quando sul capo abbiamo ricevuto le ceneri. Con questo gesto ci siamo sentiti accolti, perdonati, amati e rimessi in cammino. Con questa consapevolezza viviamo la prossima settimana. Lunedì 23 febbraio, San Policarpo, vescovo e martire. A Mugnano del Cardinale iniziano gli esercizi spirituali della Conferenza Episcopale Campana, che termineranno venerdì 27. Martedì 24 febbraio, alle ore 9:30 nel convento di San Francesco in Padula, incontro mensile del clero. Mercoledì e giovedì continuano gli incontri del percorso formativo per operatori pastorali. Si parlerà di comunicazione e cultura. Giovedì 26 febbraio, alle ore 16, ritiro quaresimale per operatori pastorali della Forania di Camerota. Sabato 28 febbraio, alle ore 17, a Controne, stazio quaresimale e consegna dei Vangeli ai confermandi. Domenica 1 marzo, seconda domenica di quaresima, a Sant'Anna in sala Consilina, dalle ore 16, nell'auditorium, il gruppo Sacra Famiglia continua gli incontri di formazione. Ospite, lo scrittore Mario Adinolfi, ideatore e direttore del quotidiano La Croce. Mentre alle ore 19 a Sant'Arsenio, stazio quaresimale per la Forania di Polla. Arrivederci e buona settimana. Grazie per essere stati con noi. Vi do la mail alla quale potete scrivere essere suoi discepoli@libero.it. Scriveteci, fatelo, dateci notizie, informateci, perché per noi è molto importante. Un saluto.